Ciao a tutti, amanti dell'Urbex in Italia, e bentornati sul canale di Urbex NJ. Oggi andiamo ad approfondire un pochino la storia di Villa Arcobaleno. Una villa che ci lascia con tanti punti di domanda. Come mai è stata abbandonata? Come mai tutto il contenuto è ancora al suo posto? I mobili, vestiti, i letti. Ragazzi, è qualcosa di impressionante. C'è davvero di tutto in questa casa. Vi ricordo che potete vedere l'esplorazione integrale sul canale. E soprattutto vi chiedo di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella. Così sarete sempre informati quando caricheremo il prossimo video. Una villa davvero stracolma di dettagli. Candele, schiume da barba, rasoi, vestiti, camicie. Abbiamo trovato anche le bottiglie ancora da finire in giro per casa. Ma un giorno, nel 2007, precisamente a febbraio, la vita qua dentro cessa completamente da un momento all'altro. Non sappiamo di preciso se i proprietari della casa siano ancora in vita, se vi siano morti all'interno ed è per questo che tutto il materiale è ancora qui. Non sappiamo niente su questa straordinaria esplorazione, a dire il vero. Sappiamo che potrebbe essere stata costruita tra gli anni 40 e gli anni 60. Sicuramente, come spesso accade, la famiglia che vi abitava non era povera, anzi, stavano bene. La villa è disposta su più piani, leggermente defilata. Il mobilio è molto curato, le testate dei letti sono intarsiati. Le pareti non sono spoglie, sono ricche di quadri, fotografie, tappezzerie. Si vede che questa casa era curata ed era vissuta. Si presuppone, da quello che abbiamo trovato, che la famiglia fosse composta circa da 5 membri. Abbiamo la madre e un padre. Abbiamo 2 figli, presupponiamo ovviamente. E c'è la presenza di dettagli che ci fanno pensare che ci fosse anche un'eventuale nonna all'interno. Trovare tutto questo all'interno di un ambiente solo è pazzesco. Troviamo cose che risalgono agli anni 40 affiancate a cose degli anni 90. Troviamo qualcuno che aveva la passione per il modellismo, ma non sappiamo ancora chi. Troviamo scale curate in ferro e legno, mobili in legno lavorato a mano, come si faceva una volta. Profumi, dettagli di un viaggio. Tante cose fanno di questa villa qualcosa di unico. E la sua storia, per quanto nebulosa, per quanto non sia possibile definirla, ci lascia comunque qualcosa. Un sacco di domande, un sacco di dubbi. Non sapendo come mai questa villa è stata abbandonata, è difficile andare ad analizzare nel dettaglio le cose, rimanere lucidi. Pensiamo un attimo. Un giorno qualcosa va storto nella nostra vita. Voi laschereste tutto quello che avete esattamente dov'è? E sareste disposti ad andare via così? Come siete arrivati? Lasciando lì soltanto un ricordo del vostro passaggio, soltanto un segno di quello che è stato, di quello che era la vostra vita. Non portereste con voi nemmeno i ricordi? Non lo so.
Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ragazzi. Per oggi è tutto. Io, come sempre, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci rivediamo nel prossimo approfondimento, sempre qua, sul canale di Urbex MJ. Vi aspettiamo e ciao a tutti.